Giucas Casella confronto con Attilio Romita al Grande Fratello VIP barra incazzato nero. Giucas Casella contro Attilio Romita, l'illusionista torna al Grande Fratello VIP 7 per un confronto scontro con il giornalista dopo le parole di quest'ultimo. Giucas Casella contro Attilio Romita al Grande Fratello VIP 2022. L'ex concorrente del reality show è tornato nella casa per un confronto con il giornalista e mezzo busto del TG1. Sono veramente incazzato con te, hai detto degli aggettivi pazzeschi, tu nei miei riguardi hai detto la qualsiasi cosa. Mi hai definito viscido, vecchio bavoso, che toccavo le ragazze con le mani. E tu cosa hai fatto? Hai fatto il balletto, ti toccavi il pacchetto e poi ti sei buttato su una donna dopo soli 4 giorni, precisa il paragnosta al giornalista. Romita allora precisa, allora i commenti che ho fatto io è stata la lettura dei commenti che ho letto sul web a corredo di quel post. Tu che eri un mito per la TV italiana ti sei ritrovato a fare la doccia con le ragazze, ma un personaggio del tuo livello non si può fare le docce accarezzandole, ma Casella ribatte, mi chiamavano nonno. Ma tu cosa fai che ti tocchi il pacchetto? Aggiornamento di Emanuele Ambrosio. Giucas Casella e Attilio Romita, confronto al Grande Fratello VIP 7. Giucas Casella, dopo aver trascorso 6 mesi nella casa del Grande Fratello VIP 7, è pronto a tornare nello studio del reality show per un confronto con Attilio Romita, reo di aver parlato di lui all'interno della casa commentando l'atteggiamento che ha avuto durante la partecipazione alla 6ª edizione del reality show. Attilio Romita, durante una chiacchierata con gli altri concorrenti, ha criticato duramente Giucas Casella, reo di aver fatto una docchia con 2 ragazze giovani e di aver avuto un atteggiamento poco consono. Giucas Casella, che nella scorsa edizione che faceva la doccia con 2 ragazze che gli sculettavano addosso e lui che allungava le mani, per un quarto d'ora, le parole di Attilio Romita a Sara Manfuso. Una cosa viscida, brutta, di questo vecchio bavoso che veniva preso in giro da queste 2 ragazze mentre tentava di acchiappare un po' di pelle, ha aggiunto il giornalista scatenando la reazione di Giucas che è pronto a difendersi in diretta durante la 3ª puntata del Grande Fratello VIP 7. Giucas Casella replica ad Attilio Romita. La replica di Giucas Casella ad Attilio Romita è arrivata sui social prima ancora del confronto al Grande Fratello VIP 7. Pubblicando il video dello spogliarello fatto dal giornalista. Su Twitter, ha scritto, il bue che dice cornuto all'asino. Mai mancato di rispetto a una donna in tutta la mia vita. La malizia e la cattiveria gratuita sta negli occhi di chi guarda. Divertiti Romita, le parole di Giucas che è poi tornato sull'argomento condividendo un post su Instagram. Sotto un video con il figlio James a cui è profondamente legato, infatti. Casella ha scritto, un anno fa entravo nella casa del GF un'avventura indimenticabile. L'unico giudizio che temevo del mio percorso al GF è stato quello di mio figlio James che riporto in questo video, tutto il resto è aria fritta. Cosa accadrà, dunque, questa sera? Attilio e Giucas firmeranno una tregua,